Bentornati al Salotto di Bocca in Galleria. Siamo in diretta dalla social TV della libreria Bocca. Un'idea nata da Giorgio Lodetti con il patrocinio del Comune di Milano. Il programma di queste dirette, che sono iniziate il 14 settembre e si concluderanno il 30 ottobre, lo trovate sulla pagina Facebook della libreria Bocca dal 1775. Potete scaricarlo settimanalmente, perché ogni settimana sarà aggiornato con le novità che nel frattempo si presentano. Qui è tutto un divenire del bello della diretta. Questo pomeriggio abbiamo come gradito ospite Roberto Sironi, qui presente, un caro amico, una persona da molteplici sfaccettature. Lui è musicista, regista, attore, pittore, che altro? Scrittore. Scrittore. Che cosa c'è più? Basta. Teatro, sempre teatro. Eppure ha fatto teatro. Autore teatrale. Sì, sì. Autore teatrale. Insomma, allora partiamo da qualche parte. Partiamo come artista, come pittore? Sì, se vuoi. Sì, allora raccontaci un po' il tuo percorso evolutivo. Ma guarda, la pittura nasce appena dopo la musica. Quindi io lavoro per immagini. Come scrivo canzoni per immagini, mi sono avvicinato più alla pittura per immagini. Ora, diciamo che la pittura è il vero motore. La musica è un po' più di spalle, ma credo che la pittura alla fine sia stata sempre la mia grande passione che non ho mai coltivato. Perché non l'hai mai coltivato? Chi lo sa, senso, la vita è così, è strana, quindi non ci ho mai fatto caso. Poi sai, fare tournée, concerti, io sono stato in Francia per 10 anni, quindi sì. Il tempo di dipingere sinceramente non ce l'ho mai. Però ora che sono a Milano, il tempo ce l'ho, dipingo e faccio il nostro. Quindi il tuo primo, diciamo, amore è la musica? Il primissimo, sì, certo, sarebbe la canzone d'autore. Poi dopo la musica in generale mi è sempre piaciuta, scrivo un po' di canzoni, ma diciamo che sono un po' più ripiegato. Allora, per quanto riguarda la tua creazione musicale, che cosa hai realizzato nel tempo, diciamo? Beh, nel tempo ho fatto 11 CD, sì. 11 long play, 11 CD, un cassetto. Ho fatto 11 CD, quindi diciamo che sono stati lavori fatti un po' autoprodotti, un sì. Po' magari discografici, poi alla fine, come dicevo, sono partito dalla Francia e lì diciamo che la musica si è molto sviluppata, si è evoluta. Poi alla fine sono tornato in Italia e in Italia ancora oggi credo che la musica sia un po' depenalizzata. Perché secondo te? Perché manca la cultura musicale. Ah, qui qualcuno ti direbbe che hai ragione. Sì, conosco manca, una persona manca, che cultura, me lo dice in continuazione. La musica non è solo romana, è anche vibrazione, per esempio. Quindi nella musica ci puoi trovare tantissime cose. Certo. Ora io faccio canzoni, quindi per me la musica, diciamo che sono film brevi. Sì. La canzone per me è un film breve, sì. È fatta per immagini. Dove io come colonna sonora metto una musica, ma poi in realtà la musica si ferma all'immagine, né più né meno. Quello che conta è il testo, poi per me. La musica, se suonando la chitarra, non sono un grande musicista, quindi io ho sempre detto, la musica è sempre stata una compagna molto fedele per me, ma non è mai stata la mia vera musa. Credo, perché vedendo oggi la pittura, la letteratura, scrivo libri, faccio cose, sì, sì. La musica è molto importante, però sto scoprendo altro. Ok, io ho notato nella tua pittura, almeno questa è una mia impressione personale, allora la musica in quanto suono è vibrazione, frequenza, no? E quindi anche la tua pittura la sento molto vibrante, non è qualche cosa di statico, di ben definito, no. Lineare, ma sono delle pennellate che vanno un po' per conto loro, cioè seguono un po' la loro direzione personale, propria. Io, mi sembrano un po' così. Quello che per me così. È la pittura è il movimento. Esatto. Quindi quando vedo un mio quadro, se si muove, va bene. Se non si muove vuol dire che c'è qualcosa che lo blocca. Allora, siccome sono anche mio, ed è una fortuna quando sei mio, quando la dici, io lavoro senza occhiali, però quando devo vedere il quadro,
mi allontano dal quadro, metto gli occhiali, ho una visione pesante, ed è lì che vedo se si muove il quadro. Ah, ma questo è interessante, senza tuoi occhiali così il pennello va dove devi andare. Io sai, la pittura per me fondamentalmente è una sfida continua con la materia. Sì. Io non lavoro con i pennelli, per esempio, lavoro con stracci, con delle spatole da un rotore secco. Sì, sì. Quindi è proprio una... la pittura per me è movimento, è gesto, soprattutto gesto. Quindi quando fai un gesto, quando usi un colore che si espande sulla tela, lo hai messo. Certo. Allora lì o lo metti bene o lo metti male. Dipende da che rapporto hai con la materia. Giusto, giusto. Vedo che lì ci hai portato tre libri che sono... Ma sono tre art book che ho fatto, uno con un'amica scrittrice di Asti, Maria Grazia Pia. Ho fatto questo nuovo libro su Pinocchio, dove ho scritto 147 aforesimi su una bugia con le immagini. E poi quest'altro libro. Un attimo Pinocchio, così vediamo di far vedere un attimo alle persone che sono in diretta e quelle che si collegheranno dopo. Di che cosa si tratta? Allora abbiamo questo libro, ecco, magari possiamo sfogliare due pagine all'interno. Questo è un libro che tratta la bugia. Parla della bugia, sì, molto interessante. La bugia che alla fine non è così pericolosa come si pensa, si può anche dire che è una bugia. La differenza tra bugia e menzogna sta tutta lì. La menzogna è sempre negativa, mentre la bugia ogni tanto è negativa. A volte è pietosa. No, la bugia è anche simpatica perché è legata al mondo dei bambini. Ah, ecco. La menzogna è legata purtroppo al mondo degli adulti. Quindi è una visione molto interessante. La menzogna è una bugia di cattivo gusto. Mentre la bugia è una bugia, è quella roba lì. Uno può anche dire ogni tanto qualche piccola bugia. Sì. Io ricordo che tu facesti anche una mostra molto interessante con, non so se c'era il patrocinio dell'ATM, ma comunque tu disegnasti diversi biglietti della metropolitana, sì, e ne facessi un'esposizione. Beh, guarda, ne ho dipinti quasi 6.000. Ma tutti obliterati? Tutti obliterati. Da te? O raccolti? No, raccolti in giro per strada. Quello è proprio il lavoro di riciclo. Poi ho avuto gente che mi portava biglietti, amici, conoscenti, che sapevano che facevo questo lavoro, quindi ne ho dipinti quasi 6.000 e ogni tanto faccio mostre solo su questi biglietti. Ottimo, perché l'arte è un viaggio poi alla fine, no? Beh, quindi sì, abbiamo perché... il biglietto per accedere a un mondo nuovo, sì, che è sì, quello perché della biglietto, artistica. Questi biglietti che ho trovato nella realtà, tutti avrebbero una loro storia, sono stati di qualcuno, erano in tasca di qualcuno, dopo li buttano via, io ho fatto anche pulizia a Milano, in verità. Poi non so se è presente, ma questi biglietti hanno una striscia nera dietro. Quella striscia nera io l'ho vista, l'ho interpretata come una pinta teatrale. Quindi è da lì che sono i personaggi, tutti i miei personaggi. Alla fine sono quasi 6.000 personaggi. Attualmente hai qualche progetto in corso, qualche mostra? Dunque, attualmente devo fare questa mostra a Nizza Monferrato, che si chiamerà In Vino Verita, dove presento questo libro, Visione Alcolica e In Vino Verita, sì, dove sono dei quadri dedicati al vino, solo al vino. Non è una mostra e non sono quadri tecnici, ma sono quadri e libri visionari. Sì. Questa è un po' la differenza. Come mai proprio il tema del vino? Perché in Piemonte? Perché... No, perché il vino è, come dire, credo che sia l'unica bevanda intelligente che ci sia in giro, perché ha una sua vita. Quando tu, per esempio, stappi una bottiglia di vino, stappi la bottiglia di un Bordeaux, sì, del 1994, nell'attimo in cui stappi, tu sei nel 1994. Giusto. Questo è un problema. Ma è molto interessante capire anche che cosa c'è dietro la scelta di... Beh, il vino è alchimia, essendo alchimia è tempo. Molto bello, poi chiaramente il vino è il prodotto finito che nasce, è piantato, è uva, è pigiato, ha tutto una sua lavorazione. Se noi immaginiamo che da un fico d'uva cosa può uscire, capisci che è un lavoro per l'alchimista. Allora Roberto,
dove possiamo trovare, dove possiamo dire di cercarti alle persone che stanno seguendo la nostra diretta? Quali, su quali canali social? Quali robertosilvi.com è il mio sito, c'è pittura, letteratura, musica, teatro, c'è tutto, poi c'è Facebook, c'è Instagram, c'è tantissimo. Perfetto, e se qualcuno volesse recuperare i tuoi libri si rivolge direttamente a te? A me sì, allora sì. Perfetto, allora ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie e in bocca al lupo per i tuoi progetti e per la tua mostra. Grazie, arrivederci.